È una domanda che potrei discutere a lungo, ma me la cavo così. Intanto ti dico, io sono uno di quelli che ha votato perché Berlusconi fosse mandato via dal Senato. Non mi pare che abbiamo fatto nessuno scontro a nessuno dal punto di vista della legalità. Il patto del Nazareno è stato un patto del Nazareno, era un'idea che era quella di costruire delle riforme condivise in questo paese, è un'idea che è fallita nel momento in cui abbiamo detto che comunque sulla questione della legalità non si faceva nessun passo indietro e abbiamo votato per la protezione del Severino perché Berlusconi non fosse più senatore. Poi il resto, ma magari una parte di queste cose discuteremo domani, io però ci tengo a dire una cosa. Noi questa legislatura non abbiamo fatto un governo di sinistra. Le maggioranze di questi governi sono sempre state maggioranze, diciamo, diverse da quelle che avremmo auspicato. Però io ci tengo a rivendicare quello che abbiamo fatto e stiamo facendo nella lotta alla criminalità organizzata. Lo dico perché forse Paolo ha ragione su un punto, che noi stiamo dicendo troppo poco quello che abbiamo fatto. Noi abbiamo fatto 416 ter, cioè abbiamo introdotto per la prima volta il reato di voto di scambio, voti in cambio di favore e non più solo di denaro. Abbiamo reintrodotto il falso in bilancio, che se la Ndrangheta è la cosa che abbiamo detto prima, è una cosa che conta. Abbiamo introdotto il reato di autoriciclaggio, abbiamo costruito questa modifica del codice antimafia che io sono convinto riusciremo a portare a casa mettendo a punto meglio le regole, i percorsi per garantire che i beni confiscati vengano veramente utilizzati al meglio, che vengano veramente messi a disposizione dei cittadini, migliorando anche tutta la norma sulle interdittive. Abbiamo fatto, l'ho detto prima, il codice degli appalti, la legge anticorruzione, abbiamo costruito l'ANAC, c'è un rapporto stretto tra anticorruzione, tra corruzione e mafia, perché dove c'è la corruzione è molto più facile. Per cui noi abbiamo fatto tanto, non so, Berlusconi, io più che di Berlusconi per parlare, diciamo quello che abbiamo fatto, e abbiamo fatto tanto contro la mafia. Abbiamo fatto tanto e in questi anni lo Stato, non mi voglio attribuire o attribuire alla mia parte politica dei membri, ma quello che sta facendo la Direzione Nazionale Antimafia, dimostrando una straordinaria capacità investigativa, non è un caso se gli abbiamo attribuito anche la funzione di prevenzione rispetto al terrorismo. Gli arresti di questi mesi, dentro e fuori dall'Italia, la capacità di... L'altro giorno, ho detto prima di Rocco Barbaro a Platì e del boss di San Luca, presi a casa loro nei santuari, ma i 116 arresti sulla costiera ionica, una terra, come dicevo prima, Nando, viene considerata proprietà, una zona quasi extraterritoriale, 116 arresti, una capacità di aggredire la 'Ndrangheta e il loro territorio che non c'è mai stato. Io penso che preferisco rivendicare queste cose piuttosto che preoccuparmi di Berlusconi, dell'ultimo. Su Berlusconi, quando la magistratura ci ha detto che bisognava intervenire, siamo intervenuti, non abbiamo guardato in faccia nessuno, il patto del Nazareno è finito lì, è finito il governo lì, non abbiamo avuto nessuna regola. Però ecco, io penso che poi abbiamo fatto tante cose concrete per sconfiggere la mafia e di questo penso che dobbiamo parlare soprattutto di questo.
altre dobbiamo fare.